benvenuti in questo nuovissimo filmato che non so quando vedrete, se lunedì 14:30 o come vi dicevo nel vlog di mercoledì, che se in caso l'avete perso perché lì farò riferimento, meglio in questo vlog farò riferimenti molto spesso anche al vlog che avete visto, chi l'ha visto mercoledì. Se in caso non avete visto quello, vi stoppo subito, vi lascio la scheda informativa qui sopra, sotto nell'info box e nel primo commento il link per andarlo a vedere. Altrimenti, se vedete questo vlog, alcuni riferimenti che faccio non li capite, perciò se volete vedere questo vlog, prima vedete quello lì che vi ho linkato adesso e poi vedete questo qui. Vedete, il vlog è diviso queste clip dalla prima fino ad altre, vedrete qualche spoiler, qualche altro preparativo, dopodiché il compleanno proprio effettivo, il 20 maggio, il giorno in cui sono nata e che faccio la festa. Queste sono clip del 19 maggio, il giorno prima. Altri preparativi. Un attimo questo schema giusto per farvi capire e farvi entrare anche a voi nel vivo e darvi anche qualche indicazione. In questo giorno pre-compleanno, ormai all'alba del compleanno, cosa faremo oggi 19 maggio? Stiamo finendo alcune decorazioni per quanto riguarda abbellimenti del buffet. Non so se vi ricordate mercoledì nel vlog vi ho fatto vedere che stavamo facendo quelle composizioni con la carta crespa, non so se vi ricordate, comunque adesso che ve le faccio vedere, senz'altro sicuramente chi ha visto il vlog appunto di mercoledì, non per questo vi ho detto vedete prima quello e poi questo, perché faccio riferimenti e se non avete visto quello, questo qui capite fino ad una certa. Chi invece ha visto tutto sa perfettamente, sta seguendo più o meno a puntata al filologico un po' il todos. Oggi li stiamo terminando e infatti partiamo proprio da quelli che li stiamo facendo tutti quanti per bene, finendo, e poi faremo anche una maggior parte per quanto riguarda palloncini, gonfiare, quindi adesso andremo anche di sotto in bottega perché alla fine il compleanno si farà sotto in bottega da mio papà che c'è una sala bella grande, ve lo anticipavo anche nel vlog di mercoledì, alla fine la scelta è stata quella lì, perché così, come vi dicevo appunto sempre nel vlog di mercoledì, ci possiamo sbizzarrire con decorazioni, anche perché abbiamo in mente quest'anno di fare un sacco di decorazioni, abbellimenti spettacolari e c'è bisogno di uno spazio ampio. Belliamo la stanza oggi perché così domani già siamo avvantaggiati. Vado a far vedere di là come stiamo finendo quelle decorazioni bellissime che fanno un sacco d'effetto. E poi portiamo tutte le cose che avete visto, sempre e comunque lo so, ogni riferimento oggi sta andando al vlog di mercoledì, ma è così. Tutte quelle decorazioni a tema sirenetta, perché il mio compleanno è a tema sirenetta, tutte quelle decorazioni che vi ho fatto vedere, portiamo tutto quanto giù. Le decorazioni sono belle che completate, guardate che meraviglia. Posso immaginare come saranno spettacolari tra qui e lì nelle pietanze del buffet. Adesso ve le faccio vedere per bene da vicino. Sono semplicissime da fare, ma danno e fanno un effetto incredibile. Con i primi tre abbiamo la sirenetta Ariel, Sebastian e Flounder, cioè troppo belli. E poi di qui altri tre abbiamo Eric, il principe, il marito della sirenetta, abbiamo Ursula e poi abbiamo il papà di Ariel. Devo dire che nel complesso tutti e sei sono uno più bello di un altro. Abbiamo scelto dei colori che si adattano ai personaggi sopra. Vabbè, anche quest'altra cosa nel vlog sempre comunque di mercoledì l'avevamo detto. Ok, prendiamo queste decorazioni belle che fate e le portiamo anche giù, insieme a tutte le altre cose. Perdonatemi a casa per il mio aspetto che è sempre quello che è, casalingo, super treccia, comoda, però quando sto in casa è così, lo sapete, e anche per fare queste cose molto pratiche più che bene. Comunque, come state notando, sono uscita adesso dal portoncino, dirigiamo in bottega da mio papà, così puliamo, facciamo, sistemiamo qui e lì e allestiamo anche le varie cosine. Ci portiamo parecchio avanti, come vi ho detto anche sopra. Già abbiamo portato tutti quanti buste con tutte le cose all'interno, decorazioni e via dicendo. Ora vi faccio vedere mano a mano quello che stiamo facendo, anche se in piccolissima parte. Non vi faccio vedere proprio tutto perché voglio che continuate curiosando e curiosando ancora a vedere il vlog. Altrimenti, se ve lo faccio vedere adesso, dopo non è più una sorpresa quando è effettivamente il 20. È vero sempre e comunque che state vedendo le clip attaccate del 19 maggio col 20 maggio, tutto in un unico vlog, però voglio che ve lo gustate man mano anche voi da casa, come ce lo stiamo gustando noi del resto. Thank you.
stiamo facendo un bel makeover qui alla bottega di papà. Per il momento mi fermo qui nel farvi vedere decorazioni, stiamo andando avanti, tanto altro. Tra poco risaliamo a casa e siamo a buon punto, però per voi mi fermo qui momentaneamente nel farvi vedere. Sta avvenendo proprio un bel makeover Transformation Mermaid. 3 ore e mezza abbiamo tutto quanto fatto di sotto, sistemato, è tutto pronto affinché inizia la mia festa, il mio compleanno. Sono su di G, ragazzi, non vedo l'ora, anche perché allo stesso tempo questo 19 maggio sta proprio per finire, manca qualche ora, scatterà la mezzanotte il 20 maggio e inizia il mio compleanno a tutti gli effetti. Qui se mi vedete con i capelli sciolti è perché mi sto facendo un po' di restauro anche io, più che altro per quanto riguarda la mia folta e immensa chioma. Ho messo un trattamento che sta agendo, come si suol dire, sulle lunghezze, poi dopo devo andare a risciacquare tutto quanto. Io adesso non so che dirvi, se vi saluto momentaneamente perché comunque sia vedrete l'inizio del 20 appresso a sta clip. Un po' strana come cosa perché io generalmente vloggo una giornata sola, però qui ci tenevo a portarvi anche i piccoli preparativi il giorno prima. Vi saluto momentaneamente e ci vediamo domani mattina con le clip tutte dedicate al 20 maggio. Un saluto momentaneo, un bacino e ci vediamo tra un istante che, come per magia, è scattato il 20 maggio. Il mio compleanno, che bello, non vedo l'ora. Giornata del 20, è ufficialmente il mio compleanno e io nel mentre, come state vedendo, mi sto incominciando a truccare perché di prima mattina, come avete visto una clip un istante fa, è venuta a sorpresa la mia amica Federica, la mia amica storica, conosciamo da una vita pressoché, e mi ha portato, come avete visto, regalo e cornetti, tutto alla mia insaputa e si è messa in combutta con Selby per tutto quanto da giorni a giorni, cioè da giorni e giorni. Sì, sto ancora un po' sotto shock perché non me lo aspettavo minimamente. Il mio compleanno è iniziato con questa sorpresa fantastica, sia di cibo, perché la mia amica mi conosce molto bene, sa che io amo mangiare, e in più proprio la mia amica, che non me l'aspettavo, abita qua dietro da me. È stata una sorpresa fantastica. Il regalo non ve l'ho fatto vedere, però vabbè, tanto girerò poi nei prossimi giorni il video di tutti i regali del compleanno, e ok, e il mio compleanno è incominciato così. Adesso sono già arrivati il mio fidanzato e mia nonna che stanno di là. Io mi sto finendo di preparare. È tutto un po' sconfusionato, tutto bellissimo, un mix di persone che arrivano, mi fanno gli auguri, cioè fantastico. Mi finisco di preparare e dopodiché incominciamo questo secondo giorno, meglio questo mio giorno, perché voi avete visto finora le clip del giorno prima, il 19, ma oggi che è effettivamente my birthday, incominciano tutti questi festeggiamenti meravigliosi. È fantastico il fatto che la mia amica è arrivata, cioè meraviglioso, veramente bellissimo. Ok, mi finisco di preparare e poi buon continuo vlog con me in questa giornata fantastica. Non lo so cosa succederà, sarà tutto così imprevedibile sia per voi quanto per me, eh. Staremo a vedere passo passo cosa succederà. Bella che è pronta a portare bicchieri, tovaglioli, di tutto e di più qui sotto a bottega. Guardate un po' qui che acconciature stamattina. Ta-da! Tutta bella truccata, fatta, pronta definitivamente. Siamo sempre e comunque all'interno della bottega di mio papà, ormai trasformata. E adesso, con calma, prima che incominci la festa più tardi, vi faccio vedere tutte le decorazioni che abbiamo messo ieri nel complessivo. Perché ieri vi ho fatto vedere nelle clip che avete visto qualche secondo fa, anzi no, parecchie clip fa. Guardate che poggio il bicchiere e tutto quanto, vi ho fatto vedere e non vedere. Adesso che sto con calma, prima che incomincerà la festa, arriveranno tutti quanti e così via, con calma vi faccio vedere un po' tutto. Acconciature, che look, che ve lo dico a fare, beh, sono festeggiata. Allora, sono scesa con Selvi che è lì dietro. Ta-dan! Ciao Selvi! Ciao! Sta facendo le ultime rifiniture per quanto riguarda, sì, il nostro Michael Jackson anche in bottega da papà non manca mai, eh. È sempre onnipresente ovunque, casa, qui sotto in bottega da mio papà e così via. Questo temporale pazzesco tra una clip ed un'altra. Avete visto stamattina che mi stavo preparando? Abbiamo pranzato e tutto quanto, adesso è primo pomeriggio e tra poco faremo tutto il tram tram di andare a prendere torta, buffet, di andare a prendere pizze. Pomeriggio, qualche oretta qui e lì, scappa e corri nelle varie, come si dice, nei vari posti. Dobbiamo ordinato nel vlog sempre di mercoledì.
sarà un po' scappacore, dopodiché inizierà, proprio entreremo nel vivo del mio compleanno, della festa effettiva. Allora, adesso non perdiamoci in chiacchiere e vi faccio vedere tutto per bene le decorazioni che abbiamo messo ieri. Ovviamente, stando in bottega da mio papà, vedete lì dietro tutte le sue vernici, tutta l'attrezzatura qui, i legni, vabbè. Abbiamo un po' mixato bottega di papà e il mio compleanno. C'è il tavolo dove metteremo tutto il mangiare, ce ne sono ben tre. Immaginatevi le cose che mangeremo e così via. Questa non va qui, la leviamo. Olè. Poi, allora, abbiamo messo, come vedete, la tovaglia. Guardate che bello. Tovaglia. Qui abbiamo messo, o meglio, abbiamo fatto ieri le targhette che metteremo davanti ogni cibo, che sia dolce o salato. Le decorazioni che abbiamo fatto, tadan, e abbiamo incluso anche questa qui col 25. Il primo palloncino con sopra sirenetta rigorosamente, che non ve lo metto a fuoco, che okay, adesso sì. E abbiamo gonfiato con l'elio. Dopodiché abbiamo messo tutte le altre decorazioni che vi metto a fuoco ora. Guarda, adesso si sta anche girando oggi. Olè! Sì, eccola qua, tadan! Guardate che meraviglia! Poi torniamo a noi. Tutte le altre decorazioni, la scritta che ho su in casa l'ho portata giù così fa anche lei un po' a cornice. La tovaglia che voi avete visto sempre e comunque nel vlog di mercoledì una volta messa sul tavolo, guardate che carina. Un altro tavolo dove penso metteremo o le bevande o i cartoni della pizza, poi comunque vedrete nelle clip a seguire sempre e comunque. Terzo tavolo lì, le altre decorazioni, voilà. Quelle cose di papà dietro, vernici. Vabbè ragazzi, siamo in bottega di papà, l'abbiamo allestita tra compleanno ed è rimasto giustamente anche l'attrezzatura di mio papà che fa i lavori qui sotto. Poi altre decorazioni anche lì dietro. E poi qui c'è un altro palloncino, guardate un po' qui che è identico a quello che avete visto un istante fa, eccolo lì dietro. Riguarda, appena entriamo dalla porta principale lì di bottega, sì, non ci fate caso lì immondizia, ma stiamo finendo di pulire e così via. Quindi questi sono i tre tavoli, dopodiché ci giriamo di qua e troviamo Selvi che sta Eccomi seduta sul sul divano. Da notare, MJ sempre e comunque, ve l'ho detto anche in bottega da papà, non manca mai. Reparto sedie, divano per chi vuole stare un po' più comodo. Poi ci giriamo di qua e tadan, guardate un po' qui l'angolo foto, che adesso vi faccio vedere per bene nel dettaglio. Ho messo la poltroncina dove c'è sempre MJ comunque. Per fare questo arco con i palloncini non vi lascio immaginare, ma è venuto un qualcosa di bellissimo, cioè guardate che roba, uno spettacolo a dir poco. Abbiamo messo anche lì sempre palloncini con MJ che non mancano, poi stellina, questo mega arco che abbiamo messo, vedete, qualche LED, tutta la striscia LED che va lungo tutto questo arco meraviglioso. c'è anche Ieri una per farlo, mascottina di sua, eh? che cosa? Ah La sì, la mascottina. faccio vedere, la mascottina. Sì, l'ho fatto vedere. La mascottina che ha realizzato Selvi parecchi anni fa ormai, Durante il lockdown. durante il lockdown, sempre MJ. Sì, il tema è sirenetta, però c'è anche qualcosa inerente MJ, dai, non può mancare. Poi, qui vi dicevo, l'arco con tutti i palloncini. Ieri per farlo, Selvi? Mamma mia, però, cioè, guardate che bello. Io spero che da lì rende, dalle inquadrature. Me lo auguro ovviamente. Poi qui al centro questo banner con scritto Happy Birthday, cavalluccio marino, stellina, altre stelline qui e lì. Angolo per fare le foto principalmente. Momento anche torta, abbiamo detto, no? Col Sì. tavolo che lo mettiamo qui. E guardate nel complesso che meraviglia. Questo incomincia ad essere l'angolo dei regali. Ragazzi, guardate che meraviglia. Tutti rigorosamente incartati con carta Disney. Giro ufficiale di una lunga serie, ritiro della torta. Andiamo! Torta, abbiamo ritirato, qui c'è il fidanzato che sta tenendo la prima parte e io sto tenendo la seconda parte. Ta-da! Pronte per essere portate di corsa a casa. Caricato torta a casa e tutto quanto, adesso siamo zona Tuscolana da Quintili a ritirare il buffet del salato. E come ogni volta che passiamo sulla Tuscolana, come avete visto, non potevo non riprendere il mitico cartellone che vi faccio sempre due scatole così quando capito in questa zona, con sopra EMJ, Michael Jackson, vabbè, avete capito. Bellissimo quel cartello. Ok, adesso stiamo per ritirare tutte quelle cose meravigliose di salato, spettacolari. Qui da Quintili, mitico Quintili, tutte cose che abbiamo fatto, i giri che abbiamo fatto mercoledì nel vlog. Adesso le stiamo facendo al contrario, però ritirando quello che abbiamo ordinato. Con i giri siamo messi benissimo. Ultima tappa, ritiro 4 pale di pizza qui al Todis, al supermercato.
e poi che abbia inizio il party a casa. Non vedo l'ora. Missione pizza compiuta, ecco qui le quattro palle. Adesso non ci resta che andare a casa e incominciare definitivamente il party. Invalidi. Che bella! Adesso ricomincia, voi. Bellissima, di chi? Di chi è? Facci vedere. Ma della Fufa. Fufart. Guarda che bella. Bella, belli, belli pure i colori. Questa è solo Michele, non c'entro niente. Lo sappiamo che tu sei il zio, lo sappiamo che tu sei il finto invalido 2. Dai. Aspetta, che abbiamo fatto un casino, allora. Vilma e... Ah, e Manu. Ok. Allora, altra bustina. Ok. Pronto? Sì. Vabbè, che bello. Vedi, zia Vilma, pure a te magari ho perso. Hai visto? Aspetta, bello. Aspetta. Che belli. Ah, sì. Allora qui i soldi, giù, che questo... Spia strappa? Non so, però... Allora, vediamo che hanno scritto, tantissimi auguri di buon compleanno. Ti auguriamo un esempio. Lorita e Manuel. Grazie! Tanti auguri a te, tanti auguri. A questo punto lo prendo come un segno del destino, o meglio è diventato ormai una routine, un rito, chiamatelo come volete, che tutti i vlog del mio compleanno li termino non il giorno stesso, in questo caso il 20 maggio, ma lo sto terminando il giorno dopo di pomeriggio, quindi concludo definitivamente tutto questo bellissimo, spero che avrete vissuto con me, con noi, questa incredibile giornata, preparativi e così via, è stata una festa bellissima, lo sto concludendo comunque che è il 21 maggio, il giorno dopo ancora. Ormai i miei 25 anni sono belli che incassati, mi sono invecchiata di un anno, eccomi qua, festa bellissima, sorprese su sorprese, parenti come avete visto, c'era chi è potuto esserci, pochi ma buoni che poi mica tanto pochi, eravamo quella ventina e passa, bella festa, abbiamo mangiato tantissimo, ci siamo divertiti un sacco, risate, foto, nonna, e di sotto e di sopra, zii, cugini, veramente un bellissimo compleanno quest'anno, come tutti gli altri del resto, ma questo ancora di più, proprio vecchio stampo, come quando eravamo tutti cugini piccoletti, solamente che adesso siamo tutti quanti cresciuti, e vabbè, però è sempre bellissimo ritrovarsi con la famiglia. Ok, io spero che il vlog, ripeto, vi sarà piaciuto, va tenuto compagnia, va fatto vivere la giornata anche a voi da casa, me lo auguro ovviamente, non so come è venuto fuori, se è sconfusionato, come è venuto, voi prendete, ve lo vedete, detta proprio mezza la romana, mezza italiana, vabbè, ragazzi, ovviamente queste feste ti uccidono positivamente, ci mancherebbe, però sto ancora un po' rintronata col fatto che avrò mangiato come non si sa, vabbè, questo è sottinteso, a ste feste se neanche mangi, ti diverti, fai, non è una festa. Ok, ragazzi, il vlog lo concludo qui, presto sul canale arriverà come da rito, come del resto dopo il vlog, un bel filmato con tutti i regali del compleanno, presto arriverà perché ne mancano ancora da come ho capito uno, aspetto che arriva quello, così ve li includo tutti quanti e vi giro sto filmatino qui, che so che vi interessa molto, e vabbè, certo, giustamente siete curiosi, e poi piace anche a me farvi vedere tutti i regali che ho ricevuto. Ok, ci vediamo a sto punto, mercoledì 14:30 con nuovi sul canale, io vi mando un bacione immenso,
un abbraccio fortissimo, e ci vediamo mercoledì. Ciao!